Nel suo libro, Vittorio Sabatin, libro intitolato La guerra di Windsor, William, Kate, Harry, Meghan e il futuro della monarchia inglese, edito dalla UTET, racconta una cosa che in parte si sapeva, ma che con questo libro in qualche modo veniamo a comprendere meglio, e cioè che i maschi nella monarchia inglese non contano nulla. Già questo si sapeva con il principe Filippo, duca di Edimburgo, e che con la sua proverbiale sincerità aveva raccontato in altre occasioni che il suo ruolo era poco più di quello di un'ameba e che quindi per tutta la vita sarebbe stato semplicemente al seguito della moglie. E si è visto con Carlo che più occasioni si è fatto completamente scippare il ruolo dalla moglie Diana, una donna peraltro di cui non ho mai capito perché abbia attirato così tanto attenzione, non solo dopo la sua tragica fine, ma anche prima, visto che poi il suo comportamento era assolutamente fuori le righe o comunque causava scandalo e problemi che poi alla monarchia in realtà facevano solo ulteriore pubblicità. E l'abbiamo visto in seguito con la seconda moglie di Carlo, Camilla, una donna dal carattere forte che in qualche modo ha accettato la sua condizione, insomma, di moglie che lo accompagna come principe del Galles nelle varie sue missioni all'estero, ma dove in realtà comunque, anche se non dice nulla, appare con maggiore personalità del consorte. Peraltro poi il principe Carlo è un personaggio che ha sicuramente dei meriti, ha fatto delle battaglie importanti per il clima, ha realizzato dei progetti urbanistici estremamente interessanti nel Galles per favorire la qualità della vita delle persone, ha portato avanti tutta una serie di opere di carità, una in particolare molto importante per l'inserimento di ragazzi che hanno problemi in famiglia nel mondo del lavoro, quindi dandogli la possibilità di studiare, di imparare un mestiere e poi appunto di accedere al mondo del lavoro con maggiori possibilità. E poi William e Harry. William, anche lui messo un po' da parte dal carisma della moglie Kate, è ristrappato dall'Inghilterra e portato negli Stati Uniti da Meghan perché non sopportava la vita di corte. Tutte queste donne hanno sempre dimostrato quindi molta più forza rispetto ai loro consorti, di prendere molto di più la scena dei loro compagni, fidanzati, mariti. Ma soprattutto di farsi la guerra, perché Kate è andata in collisione con Meghan è un outsider, è arrivata alla corte inglese senza sapere bene dove sarebbe finita e quanto sarebbe stato problematico vivere in quel contesto a causa dei giornali, che insomma sono meno diciamo, rispettosi di quelli americani, quindi figurati, in Inghilterra la famiglia reale è fatta quasi quotidianamente a pezzi per poi essere rimontata attraverso tutta questo gossip incredibile che si fa sulla loro persona. Eppure è una famiglia potentissima, ricchissima, che di questa pubblicità ha fatto poi una fortuna, perché la monarchia è cresciuta come ricchezza durante il periodo del regno di Elisabetta. Ma detto questo, la parte centrale del libro è insomma questo conflitto fra Meghan e Kate, un conflitto abbastanza noioso, peraltro, scintille nate dal niente, da piccole diatribe su dei codici che si devono mantenere, insomma, nella vita di corte. Ma l'interesse del libro in realtà è un altro, è la descrizione di questa famiglia, che è una famiglia da soap opera, una famiglia da serie TV, infatti lo vediamo con The Crown, quanto appunto abbia attirato l'attenzione non solo dei sudditi ma anche dei fan in tutto il mondo come serie TV che racconta un pezzo della storia dell'Inghilterra attraverso questa famiglia che al di là della regina, questa immortale sovrana che mantiene lo scettro del potere e dell'istituzione, un'istituzione svuotata di molte operatività, però è un simbolo importante anche adesso che ha 95 anni e non lo cede, forse perché ha paura che le nuove generazioni non siano in grado di gestirlo, o anche per mantenere la promessa che fece quando fu incoronata giovanissima dopo la morte del padre, in cui appunto promise che sarebbe rimasta a capo della monarchia fino alla sua morte. E quindi lei come sovrana è impeccabile, mantiene la sua posizione, non ne sbaglia una, viene criticata in modo molto molto superficiale perché tutti ne temono, insomma, questo carisma e questa sua perfezione, ma quelli che la circondano invece sono un po' bizzarri e cadono in diversi scandali,
completamente umani, legati ovviamente al tipo di vita che fanno e che in qualche modo non fanno altro che attirare ancora più l'attenzione su questa monarchia che ormai di fatto è la monarchia più famosa del mondo, quella che attira di più l'attenzione, non a caso una serie TV è stata fatta su di loro. Il libro quindi è interessante perché racconta questa epopea, dagli anni 80 in poi, rivede e ci fa rivivere un po' tutte queste vicissitudini, partendo da Diana, Carlo, Camilla, una parte, la regina Elisabetta, che viene solo sfiorata ovviamente nel racconto, e poi i nuovi protagonisti, William e Harry, proprio come se si leggesse una sceneggiatura, il racconto, un'analisi di una serie TV.